gente, ragazzi e ragazze di YouTube, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Io sono Miriam e questo canale tratta di beauty, skincare, lifestyle, eccetera eccetera. Allora, la location è leggermente cambiata perché nel frattempo sono tornata a casa mia nelle Marche, visto che in Lombardia le palestre sono chiuse, io lavoro in palestra e non si sa bene quando riapriranno, quindi me ne sono al momento tornata qua giù, quindi ho una location diversa, un po' cozy, un po' autunno più o meno, ed era la location un po' più tranquilla che potevo usare perché non volevo farlo in camera mia, che ci sono mille cose e poi in camera mia c'è una luce pessima perché è la stanza tutta gialla e quindi riflette la luce gialla. Comunque, oggi video su review di alcuni prodotti skincare che ho usato in questi mesi e in queste settimane. Quindi video top e flop dei prodotti skincare. Fatemi sapere anche voi se avete mai provato alcuni di questi prodotti oppure avevate la curiosità di provarli. Nel frattempo vi ricordo che se non siete iscritti al canale, cliccate il tastino qui sotto per iscrivervi al canale e cliccate sulla campanellina, così sapete quando metterò un nuovo video, che in genere al momento è sempre di sabato. E poi vi lascio anche il mio Instagram, qui dovrebbe essere qui sopra o qui sopra, non lo so, però da una di queste due parti. Allora, bando alle ciance, iniziamo con il video. Siamo alla grande con un prodotto top che è questo qua. Tarararam. Allora, questa è l'acqua micellare di Garnier Skin Active, strucca, deterge e purifica senza risciacquo. Allora, io il risciacquo comunque lo faccio sempre, anche perché ho visto un video di Lolla, Miss Strawberry Field, per chi non la conoscesse, ma dubito, dove praticamente faceva la prova del dischetto e ci soffiava dentro e si faceva vedere essenzialmente che l'acqua micellare va risciacquata perché altrimenti sulla pelle si lasciano residui di schiuma, essenzialmente di prodotto, ecco. Quindi io comunque la risciacquo, ma questa mi sta piacendo tantissimo. Questa è per pelli miste con imperfezioni, il formato è di 400 ml, non è assolutamente aggressiva e ho la pelle un po' sensibile, anche negli occhi non brucia, perché purtroppo certe volte mi è capitato di buttarmela direttamente nell'occhio. Poi per quanto riguarda la profumazione, questa è praticamente inodore, non si sente niente. Si sente un leggerissimo odore di Garnier essenzialmente, però non si sente nulla, quindi non ha una di quelle profumazioni super 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 forti che potrebbero dare fastidio. Quindi questo prodotto top. Continuiamo con un prodotto flop. Peccato, 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 perché avevo riposto un sacco di aspettative su questa cosa qua. Allora, l'ho comprato, vabbè, vi dico di cosa sto parlando. Sto parlando di questo siero qui, di Sephora. Questo è un siero della linea di Sephora alla canapa. Allora, l'ho preso un po' perché, vi dico la verità, scusate, ma con questa postazione qui le luci potrebbero cambiare, essendo che è luce naturale che mi viene da fuori, quindi ovviamente il passaggio di nuvole potrebbe far cambiare la luce. Io me ne accorgo perché lo vedo dallo schermo del computer, però ve lo dico perché non ho le luci artificiali qua giù. Allora, questo, tornando a noi, questo siero qua, perché ha un flop? Allora, è vero che io l'ho preso sulla scia del momento, nel senso che avevano aperto un Sephora in via Torino, dietro al posto in cui lavoro, e quindi sono andata e ho preso cose a caso, essenzialmente, anche un po' così di fretta perché poi dovevo effettivamente andare al lavoro. Avevo visto questi sieri qui, tra l'altro costano anche poco, una 10 euro, 10-11 euro, una cosa del genere mi sembra. Avevo visto questo qui alla canapa e mi aveva incuriosito tantissimo. Questo tra l'altro è un siero notturno, sono 30 ml, allora è efficiente? No, nel senso che io dico la verità, questo sarebbe un siero anti imperfezioni, io non ho notato assolutissimamente nessuna differenza,
se non anzi che mi è venuto qualche brufolino e qualche imperfezione in più e ho fatto le solite cose che faccio, struccante, risciacquo, detergente, tonico, ho semplicemente aggiunto questo qui. No, cioè io non lo comprerei, tra l'altro anche l'erogatore è un po' difettoso perché non posso, vabbè adesso proviamo. Opla. Vedete, fa questo scattino qui un po'. Allora, ecco, questo è il siero. Vedete che è verdognolo. Allora, si asciuga con facilità. L'odore, sì, sa di erbette, diciamo, sa di erbette. Però non mi è piaciuto perché essenzialmente non fa nessun effetto. E a differenza di tipo il siero della Kiehl's in Net Recovery, che ti fa una pelle pazzesca dopo un po' di volte che lo usi. Quindi questo mi dispiace, ma lo devo mettere fra i flop. Non so se anche gli altri, perché ce n'erano altri con ovviamente diverse azioni, diverse cose. Quindi non so se anche gli altri potrebbero essere tutti dei flop oppure dei top. Però questo, almeno questo qui, è da mettere i flop. Mi dispiace. Ogni tanto anche i migliori sbagliano. Andiamo con i prodotti top. Prodotto top, questo scrub qui, viso di Dermolab. Allora, questo scrub qua, io ogni volta che ce l'ho, ogni volta che lo compro, ogni volta che lo trovo da qualche parte, lo metto sempre fra i prodotti top. Come tutta la linea Dermolab, che praticamente è una linea che fa parte del gruppo Deborah. Allora, questi sono 50 ml perché questo qui mi sembra sia un... porco un formato viaggio. Sono 50 ml, dura 12 mesi e ha uno scrub esfoliante super delicato che può essere effettuato ogni giorno. Effettivamente, vabbè, io non sono una che fa lo scrub al viso tutti i giorni, e anche perché in teoria non andrebbe fatto, però secondo me fatto con una cosa così che è veramente molto 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 leggera, non penso che si irriti tantissimo la pelle. Questo qui tra l'altro è senza parabeni, ideale per tutti i tipi di pelle. Comunque tutta la linea Dermolab di Deborah, io l'ho provato, ho provato qualcosina, due tre cose, è tra i top e flop di video fa e in genere sono stati sempre dei top perché mi sono sempre piaciuti tantissimo. Quindi questo qui, se lo trovate, ve lo consiglio. Allora, continuiamo con un prodotto tra il flop e il top. Allora, questo qui, la crema di Nivea. Mamma mia, talmente sparata, la luce non si legge manco Nivea. La crema di Nivea, crema giorno idratante opacizzante, super idratante 24 ore non stop. Allora, questi sono 50 ml, dura 12 mesi. E vabbè, un prezzo di 4-5 euro mi sembra. Questa è la crema dentro, ha la sua, diciamo, plastichina che adesso ovviamente ho usata io, e dentro la crema è bianca e ha l'odore di fresco, non è neanche il solito odore di Nivea, ha un odore di fresco. Allora, poi vi faccio vedere com'è la consistenza della crema in un dettaglio. Allora, la crema è idratante, adesso idratante per 24 ore non lo so, secondo me è una crema che magari è super adatta d'estate perché non è tanto corposa, è molto leggera. Vabbè, a me piacciono le cose molto leggere, però qua veramente. E d'inverno, essendo che magari se la pelle si secca un po' di più, quindi ha bisogno di un po' di più di idratazione, non la trovo adattissima. Cioè, nel senso, io certe volte ho dovuto usare un'altra crema che adesso vi faccio vedere qua, per una parte del viso che si screpolava continuamente nonostante io questa la mettessi la sera e il giorno e la notte. Quindi questa qui non lo so, cioè non mi ha convinto, magari mi convince per un periodo un po' più estivo dove non c'è bisogno di tantissima idratazione, però per il periodo in cui l'ho utilizzata io adesso direi che si può andare a comprare un'altra cosa. Questa la teniamo per i periodi estivi, primaverili, quando fa ancora caldo. Allora, la crema invece top che ho usato
per appunto, diciamo, andare a idratare un po' di più delle zone che mi si screpolavano del viso, è questa qui. Questo qui è un formato viaggio, perché questa è una crema che mi è capitata nella Beauty Box di ottobre, mi sembra, ottobre o settembre. Questa qui è di Marin Hallemans, ultra crema viso intensiva, idrata, lenisce e rinforza la barriera cutanea. Allora, questa mi piace molto. Allora, questa però è super 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 grassa. Cioè, questa va effettivamente a idratare molto la zona. Io la mettevo qua perché questa parte qui mi si screpola tantissimo ultimamente. Quindi la vado a mettere qui. Tra l'altro questa è fatta con alghe rosse e camomilla di mare, ipoallergenica, e questi qui sono 10 ml, però ovviamente trovate il formato normale. Io, perché avevo questa, ho detto vabbè, adesso troverò questa. E questo qui ha il suo erogatore fatto pipì a puntettina, e questa mi è piaciuta tanto, quindi io ve la consiglio se avete la pelle molto molto secca o sensibile, perché idrata veramente tantissimo. Allora, torniamo con un altro prodotto flop. Io giuro che non ce l'ho con Sephora, è capitato. È capitato. Allora, praticamente, purtroppo, prodotto flop, questo scrub labbra. Questo qui è uno scrub labbra, che tra l'altro il packaging è bellissimo. Il packaging è super bello, il packaging è carinissimo. E l'idea è anche super carina. Allora, questo qui, vedete, è lo scrub. Questo sa di vaniglia, anche l'odore è buonissimo. Il fatto è che non scrubba le labbra. Cioè, l'unica cosa che dovrebbe fare non la fa. Perché cosa succede? Allora, questo è come se fosse un burro cacao con all'interno dei granuli. Quindi nel mentre che tu te lo metti, ti dovresti scrubbare le labbra. La cosa che secondo me non funziona è che uno, che ci sono talmente pochissimi granuli qui dentro che dovrei veramente applicarlo 20.000 volte e quindi vado a sprecare tantissimo prodotto. Quindi per quello io almeno preferisco le ciotoline dove scrabbo le labbra, ma piuttosto veramente miele e zucchero, e pulisco tutto e poi mi metto il burro cacao o quello che voglio mettermi. Questo qui invece io vado a sprecare tantissimo prodotto, perché sono lì che me lo passo sulle labbra in continuazione. Tra l'altro poi è anche un po', almeno questo qui vaniglia, è un po' opaco, cioè ti rimane tipo una patina biancastra sulle labbra, che non è bellissima da vedere. Poi magari capisco che devi andare a, magari vai a, lo fai quando sei in casa o quando vai a dormire, però non è carinissima. E la sensazione che ti rimane, cioè comunque questo non, cioè se lo lasci sulle labbra è brutto e non ti dà la stessa sensazione di un burro cacao, perché ovviamente ci sono i granuli, quindi non te lo puoi tenere, lo devi togliere. Però se lo togli, allora dopo ti devi rimettere il burro cacao, quindi non capisco che senso ha avere questo. Cioè, quindi io l'ho preso sempre con il con la dentatezza del prendiamo qualcosa, però mi rendo conto che questo è abbastanza inutile come prodotto, almeno per quanto mi riguarda. Non funziona tantissimo, è solo molto, è stupendo il packaging, che è tutto in cartoncino, super curato, è bellissima la grafica del tappino, che adesso vi faccio vedere meglio. Tra l'altro è una super naturale, 90% ingredienti naturali, insomma è uno sbatti pazzesco, cioè nel senso è tutto molto curato, se non il fatto che la vera funzione, non so quanto ci può servire uno scrub labbra fatto così, che tanto poi devi togliere per rimetterti un burro cacao. Non lo so, io preferisco le ciotoline, magari tipo quelle della Lush, piuttosto che farvelo da soli, perché fare uno scrub labbra è veramente fare zucchero e miele, avete fatto lo scrub labbra. E quindi no, questo purtroppo lo devo mettere a fare flop. Poi torniamo a un prodotto tra il top e il flop, nel senso che forse mi darò un altro po' di tempo per provarlo. Praticamente ho preso questo contorno occhi, perché non mi sono portato il mio perché tanto era finito, che era di Le Driadi, che in realtà mi è piaciuto abbastanza. Questo qui invece è di La Bioteca Italiana, sempre la canapa, perché sto sperimentando cosa la canapa. Questo qui è con estratto di canapa bio, quindi è un prodotto bio, sono 30 ml, pagata pochissimo,
tipo 3 euro e qualcosa. È la formulata per una pelle dedicata del contorno occhi, contiene estratto di canapa e olio di mandorle dolci ed è un prodotto vegan. Tra l'altro, vabbè, dura 6 mesi dall'apertura e qua dietro una cosa molto carina è che ti fanno, diciamo, lo schemino di dove devi buttare i contenitori, plastica, tubo, tappo, e quindi ti dicono dove li devi mettere. Allora, super super carina sia la confezione, tra l'altro ho visto che c'è tutta la linea naturale, sempre alla canapa piuttosto che all'argan, piuttosto che alle mandorle, insomma tanti ingredienti. Era super interessante, l'ho vista da Tigotà. Adesso, non lo so, perché è molto molto leggera questa crema, nel senso che per un contorno occhi a me piace qualcosa di un po' più idratante, un po' più corposo, invece questa è molto molto leggera come crema. Vabbè, l'odore non ha nessun odore in particolare, e quindi non lo so, forse da questa mi astengo e aspetterò un altro po' per provarla e poi ve lo dirò. Avevo finito questa carrellata di prodotti bio top flop. Cosa dirvi? Io spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche prodotto che anche voi avete provato e l'avete ritrovato in questo video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Fatemi sapere anche se vi è piaciuto questo video. E niente, io vi lascio ai prossimi video della vostra giornata. Vi mando un bacione e ci vediamo la prossima volta. Ciao!